C'è un prima e dopo Covid e credo che il dopo Covid debba insegnare a tutti che bisogna utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per garantire la coesione territoriale nel modo migliore possibile. Abbiamo tanti strumenti a disposizione, i fondi strutturali europei, il Fondo Nazionale di Sviluppo e Coesione, il React-EU, da oggi anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dobbiamo essere tutti impegnati perché questa straordinaria stagione di programmazione e di investimenti possa davvero portare sui territori crescita, sviluppo e nuovi posti di lavoro. Ha parlato di quattro aree interne, di quattro zone con aree interne in Liguria. Quali sono e arriveranno dei fondi? Ci sono già dei fondi, sono quattro aree interne che comprendono diversi comuni interni. Si tratta di zone finanziate credo con 49 milioni di euro, adesso non ricordo la suddivisione precisa dei 49 milioni di euro. Sono tutti soldi destinati ad interventi volti a potenziare servizi di istruzione, di sanità, di mobilità e anche di sviluppo locale, e sono risorse fondamentali per questi territori che soffrono un tasso di immigrazione, soprattutto giovanile, enorme, affrontano un rischio di spopolamento preoccupante. Si tratta in Liguria, ma in tutta Italia, di zone che rappresentano l'ossatura del nostro paese. Parliamo di oltre il 60% del territorio nazionale, quindi tutt'altro che marginale dal punto di vista dell'estensione territoriale, ma che necessitano di attenzione, di nostro interesse. Ministro, i problemi sono le tempistiche. In Francia sulla statale 20 hanno già praticamente concluso i lavori, da noi siamo fermi al palo. Sì, di questo siamo consapevoli, per questo abbiamo approvato, tra i primi provvedimenti che abbiamo approvato subito dopo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c'è proprio il DL Governance e Semplificazioni, che introduce una serie di semplificazioni procedimentali proprio per accelerare la realizzazione delle opere, in particolare la realizzazione delle infrastrutture. Si tratta di capire se questo modello può essere esteso anche alla politica ordinaria. Personalmente io sono favorevole, perché ci troviamo davvero in una stagione straordinaria che richiede interventi e modalità di approccio straordinari. C'è un progetto nuovo per il centro-destra, per i moderati, insomma, oggi siete qui, Luca il capo di un'area di Forza Italia, però non ci sono governi regionali, c'è un progetto nuovo, c'è qualcosa di nuovo? Non leggerei questo incontro in questa chiave. Questo è un incontro, l'ho spiegato molto bene, il sindaco Scaiola, con un taglio estremamente operativo, pragmatico. Per quello che riguarda il centrodestra, io ho detto più volte, la penso, non è un mistero. Per me il centrodestra vince quando è attrazione moderata, liberale, europeista, e penso che anche le ultime elezioni dimostrino la validità di questa campagna. Tra le opere di cui si è parlato oggi, quale secondo lei sarà la prima a essere messa in cantiere? No, non farei una gara, sono tutte opere importanti, prioritarie, strategiche, sono dossier molto complessi. Siamo al lavoro al Ministero in una costante interlocuzione con il MIMS, con il Ministro Giovannini, e faremo in modo tale da rispondere alle esigenze dei territori con puntualità e precisione, sapendo che si tratta di opere strategiche e cruciali per questi territori. È una cosa così importante, i fondi ci sono, ma spesso c'è un problema di accessibilità, si riuscirà a semplificare Non è tanto un problema di accessibilità quanto un problema di programmazione e di capacità anche di spesa, e su questo siamo intervenuti per quello che riguarda i fondi del PNRR con il decreto governance e semplificazioni, ma anche dal punto di vista della gestione dei fondi europei. Io stessa ho voluto che all'interno di quel decreto fosse inserita una norma che prevede anche per i fondi strutturali europei il potere sostitutivo, cioè laddove le amministrazioni regionali e locali, ma anche nazionali, dovessero risultare inadempienti nella spesa dei fondi europei per qualunque ragione, non in una logica punitiva ma in una logica di efficienza, scatteranno i poteri sostitutivi per fare in modo che quelle risorse non vadano perse. Non possiamo più permetterci che le risorse europee e nazionali per la coesione vadano sprecate. Non è più questa la stagione per gli sprechi e per le opere inutili. Chiarimento sul 40% del PNRR al sud. È stato osservato che non è in realtà sull'intero importo questo 40%. È stato osservato? Che non è sull'intero importo del... Ma guardi, mi dispiace molto che inchieste giornalistiche si fondino su informazioni poco corrente, perché negli atti ufficiali